con Fabio Ausenda, che è il coordinatore dell'ostello di Saronno all'interno del quartiere Matteotti, un quartiere popolare. Dietro si vedono appunto le case del quartiere popolare. Come è nato questo ostello? È nato da un'idea del comune di Saronno, che aveva questa casa, ex casa popolare Aler, che vedete qui, e ha colto l'occasione di un finanziamento regionale della direzione Sport, Giovani e Cultura, che ha finanziato per il 70% la ristrutturazione completa di questa casa, per il 30% ha contribuito il Comune di Saronno, e l'idea è stata di fare un ostello per direi anche dare un po' di colore a questa zona, colore sia materiale con questo bel rosso del Palazzo dell'Ostello, che anche portare un po' di gente da tutta Europa, da tutto il mondo, e facendo un po' vivere e rivivere e dare un po' di qualità alla zona. Le persone che vengono qua normalmente, anche se avete aperto da pochi mesi, chi sono? Allora, c'è un'utenza diversa, da quella turistica a quella più sociale e cittadina. Abbiamo visto che durante l'estate ci sono molti turisti del nord Europa che fanno tappa qui in automobile.